Che cosa farà Fratelli d'Italia con il reddito di cittadinanza? Una domanda che hanno iniziato a porsi in tanti all'indomani del successo del partito di Giorgia Meloni alle elezioni. La risposta è tutt'altro che scontata, nonostante sulla carta il programma della futura Premier sembrerebbe molto chiaro. Durante la campagna elettorale, infatti, Giorgia Meloni aveva più volte promesso l'abolizione del reddito di cittadinanza. Una parte della sua stessa coalizione, però, non sembra più così sicura della strada da seguire, a maggior ragione ora che si avvicina un inverno che si preannuncia problematico per le famiglie italiane. A provare a dare una risposta in queste ore è stato l'esponente di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, che è stato ospite dell'ultima puntata di Carta Bianca. Sentiamo. Quello che noi abbiamo detto è molto semplice, vogliamo abolirlo, ma nel momento in cui lo aboliamo facciamo un'altra legge, anzi due leggi. Una che garantisca al 50% degli attuali percettori qualcosa di più di quello che prendono oggi, a quelli che ne hanno veramente bisogno, alle famiglie numerose, ai portatori di handicap, ai pensionati, a tutta una serie di persone che percepiscono il reddito che noi vorremmo che ne avessero di più. L'altro 50% per metà è costituito da gente che non aveva alcun diritto, che ha Perché? truffato lo Stato. No. Te lo dico io, sì, Ma no, questo non è. è Ma vero. guardate le indagini No, no, è appunto le della indagini. procura. E allora ci Primo. sono una marea di gente, lo diceva prima persino, non so chi, uno dei tuoi ospiti, Ma nel pezzo. no, non è così. E l'altro 25% che ha diritto, noi speriamo di dargli un lavoro. Noi immaginiamo di abolire questa legge Completamente. completamente e di ricostruire il rapporto con chi ha bisogno, con chi veramente ha necessità in forma diversa. Noi speriamo, contiamo, siamo convinti che offrendo ai datori di lavoro, anche a quelli piccoli, medi, ma anche ai grandi, la possibilità di assumere e in cambio di avere meno tasse da parte dello Stato, questo determini la possibilità di una marea di nuovi Però al di là di lavoratori.